Bentornati adesso a Saghezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Che bel vedere abbiamo qui davanti. La storia, pezzo di storia. Pezzo di storia, bah. Veramente mi sembra un po' abbandonato, come vedi addirittura corrono anche i tetti. Non è certo un bel vedere, lascia la serrettina, ancora vedo. E qui c'erano il piccolo... Ricordiamo davanti al San Donato più o meno, ma siamo diciamo all'interno delle strutture abbandonate del Pionta. È brutto però questo, dai. È veramente brutto. Se si vuole tenere e conservare il ricordo di qualche passato che c'è stato qui in particolare, andrebbe un po' mantenuto. Sono un'altra struttura, perché non ti dico l'area esterna, vabbè, queste erano piccole serre, ma vedi la struttura del fabbricato la sta crollando tutta, quindi tutti possono entrare qui tranquillamente perché è una struttura fatiscente e si vede che ci saltano, guarda, quindi è anche pericoloso, ma io penso che sarebbe il caso di metterci le mani o abbattere il tutto, oppure se si vuole conservare una memoria, tenerlo come si deve, così non si può sicuramente tenere, che poi non c'è soltanto questo. Sì, andiamo avanti, però ce ne siamo occupati una magra di volte, però qui il problema è atavico. Il comune, sai che qui vicino è stata fatta una pista ciclabile, e è stata messa la videosorveglianza. Però rimane il problema di fondo di queste strutture abbandonate, no? Che sono della ASL, chi sono queste strutture? Sì, il comune ha fatto qualcosa dentro del Pionta, il taglio degli alberi, quindi ci si vede ancora di più adesso all'interno del parco, però il problema mi sembra che è stato poco risolto, perché le problematiche ci sono sempre. Allora c'è anche, qui credo c'è anche il punto vaccinazione che hanno messo qua da queste parti, consultorio, no? Non lo so, sinceramente. È proprio di sì. Quindi si alternano servizi e strutture che ancora svolgono servizi, c'è il famoso ufficio protesi più su, a diciamo, e qui c'è lo spazio mamme, vedi. Quindi diciamo che l'area è abbastanza comunque frequentata e si alternano, dicevo, strutture dove si ancora danno dei servizi, poi c'è la zona universitaria, a strutture completamente abbandonate. Ma come mai un ASL non ci mette mano? Beh, sembra che ci metta mano per gradi, ogni tanto fa qualche restauro a qualche palazzina a secondo i bisogni, ma se non c'è bisogno non ci mette mano. C'è il centro, nuovo centro oncologico del CAL. Sì. Boh, qua c'è sempre questa palazzina, vedi, hanno rimesso le transenne che erano andate giù, però di fatto è rimasta così inalterata, nessuno ci ha fatto assolutamente niente. Hanno messo questi cancelli che poi credo chiudano. Qui non c'erano prima. Non c'erano questi cancelli, no. Vedi, qualcosa hanno fatto. Qualcosa hanno fatto. Cancello che dice vaccinazioni. Avevi ragione, ci sono le vaccinazioni. Te l'ho detto che c'erano le vaccinazioni. E ma che serve questo cancello? Probabilmente chiude la notte, può darsi? Perché chiude l'ospedale dalla parte di qua? Boh, non lo so sinceramente. Beh, perché qui su vai, non vai mica all'ospedale, qui vai al campus, sì, quindi non c'è motivo che sia tenuto aperto. Vabbè, vaccinazioni sono di qua, quindi è sempre area dell'ASL, no? Qui abbiamo un'altra bella, un bel caseggiato qui. Completamente abbandonato. Questa torre che cos'era? Specie di torre. Ma anzi che fosse stata una centrale elettrica, che ne so io, qualcosa per la corrente, non lo so, non ho proprio idea. Anche se fili non ne vedo, attacchi non ne vedo, non saprei. Comunque hanno transennato, ti ricordi? Sì, eravamo stati che c'era il problema della sicurezza. Sì, transennato per modo di dire. Esatto, sì, diciamo mezzo transennato e mezzo no. Qui si passa. Sì, qui si passa tranquillamente. Hanno transennato poi neanche la palazzina, la parte, sì, diciamo, il giardino. Queste piante sono bellissime, ma oggi con questi venti che arrivano sono diventate un po' pericolose. Qua questa palazzina. Presento un'altra palazzina. È sempre la solita che abbiamo visto altre volte. Crolla sempre, crolla a pezzi. Non ci sono state messe mani ancora su questa. Ma peccato. Solo che cosa ci faresti qui tu? Non lo so cosa ci farei, non so se è dell'università questa o dell'ASL. Comunque sia, è una struttura che dovrebbe servire per, siamo tanti, di qua, per tanti servizi, non lo so. Vabbè, peccato perché quest'area, bene o male, è importante e sarebbe bene che fosse tenuta così come si deve.
E invece ci sono queste palazzine ancora così cadenti che crollano e nessuno ci mette mano. E poi diciamo dalla parte campus hanno messo le telecamere, insomma, esatto. Qualcosa è stato fatto. No. Invece qui non è stato fatto granché e quindi diciamo che purtroppo si presenta male, anche perché è una comunque zona di passaggio che lascia, lascia l'ufficio protesi, qui c'è i vaccini, non solo, lo spazio mamme, c'è la stazione, centro oncologico. Perché chi viene in treno passa da qui per venire all'ospedale. Insomma, bisognerebbe che effettivamente, però il problema è che se questi i proprietari non ci investono diventa un problema. È vero, è vero. Questa ASL, non la so. Ora cambia il direttore. Eh sì. Vediamo un po' cosa succede, questo accorpamento, queste mega strutture, sono sempre contrario io. Tu sei sempre contrario? Sì, perché servizi ai cittadini sono sempre più lontani, perché a livello locale puoi intervenire, quando sei a livello interprovinciale diventa veramente difficile poter gestire il tutto. Vabbè, vediamo un po' cosa succederà. Certo, lo spettacolo è abbastanza degradante. Dico, l'importante però non sarebbe non averne bisogno, ma invece purtroppo tutti i giorni ne ha bisogno. Va bene. Ci vediamo domani. Ciao.